Ciao a tutti ragazzi, oggi tratteremo un video tutorial, dato che molte volte capita spesso che mi chiedete sotto i miei video come scaricare la Grecia, dove la posso trovare, come installarla, eccetera eccetera. E dato che anche sul forum e anche sui canali dei miei amici succede spesso questo problema, facciamo finalmente un video tutorial. Allora, è molto semplice come installarla. Prima di tutto andiamo sul sito del forum, poi ci dirigiamo su Doublehots, Open, Greek Civilization Mod, clicchiamo su Website, ci dirigiamo su questo sito, poi clicchiamo qua dove poterla scaricare, quindi ci riaprirà un'altra pagina, e scendiamo un pochettino la pagina e andiamo in Greek Mod qua e facciamo download now. Dovrebbe partire automaticamente in teoria, se non è nel caso clicchiamo, di fatto è partito, se no basta cliccare qua. Ok, dato che io l'ho scaricato, io lo annullo che l'ho già scaricato. Ok, dopo averlo scaricato ci dirigiamo nella cartella di downloads, lo apriamo, ecco qua. Pagina, ok, il sito lo possiamo chiudere adesso. Ok, allora, poi non so se voi avete il collegamento di Imperium sul desktop, comunque farò vedere in entrambi voi. Se voi cliccate sul tasto destro e cliccate su apri percorso del file, mi manda già alla directory di Imperium. Se no, di solito Imperium ve lo fa installare sul disco C, su programmi o su programmi per 86, e dovreste trovare la cartella di Imperium. Comunque, detto ciò, allora, apri il percorso del file. Allora, innanzitutto io vi direi di creare una copia di backup dell'Imperium di 1.40, così che nel caso succede qualcosa, non funziona, avete sempre la versione base con cui poter giocare. Allora, c'è una cartella, andiamo così e ci incolliamo di nuovo tutti i nostri file di Imperium. Ok, ora che ha finito andiamo sul nostro archivo WinRAR che avevamo aperto, semplicemente selezioniamo tutti i file e andiamo a sovrascriverli qua alla nostra cartella di Imperium 1.40. Ok, una volta che avrà scompattato l'archivio vi dirà sostituisci ognuno i file, sostituisci i file nelle, voi dovete fare sostituisci i file nella destinazione. Una volta finito, l'installazione della mod greca è praticamente finita, semplice, e per avviarla andate su Imperium Launcher, sì, e selezionate la lingua che preferite, italiano, inglese. Posso già precisare una cosa, dà ancora qualche problema questo launcher, perché ogni tanto quando lo metto in lingua italiana te lo apre in spagnolo. Basta comunque chiuderlo, riaprirlo e il problema si risolve. E qua selezionate anche la risoluzione con cui lo volete avviare Imperium, indipendentemente dal vostro schermo. E niente, semplice. E poi fate su gioca. Volevo precisare ancora una cosa. Qualsiasi versione che state installando della versione greca, che sia la 1.1 o la 1.10.000 avanti Cristo, sempre in questo modo dobbiamo fare. Ovviamente se voi state scaricando, che ne so, una versione più avanzata della Grecia e ne avete installata una precedente, basta fare sempre in questo modo, perché noi andiamo ad aggiornare i file in questo modo. Detto ciò, spero che sia stato utile per voi e niente, ci vediamo al prossimo video di Imperium.